Guardi, mi permetta prima di tutto di ricordare un fatto. Noi abbiamo rischiato non la sorte della Grecia, amico Colaninno, una sorte molto peggiore di quella della Grecia, perché la Grecia è piccola e una rete di salvataggio per la Grecia si trova. L'Italia è grande, noi abbiamo rischiato di sprofondare senza nessuna rete di salvataggio, magari trascinando con noi anche altri. Il baratro non è lontano, avevamo un piede nella fossa. E proprio perché avevamo un piede nella fossa abbiamo saputo reagire in modo esemplare con la riforma delle pensioni. Dura, durissima. Pagato tutto noi. Dolorosa, ma che ci ha salvati. Stiamo ma la fossa l'Italia. Non è lontana. Siamo a 3-4 passi dalla fossa, ci finiamo facilmente di nuovo. E già questo clima che si sente in giro è molto pericoloso. Perché chi guarda da fuori dice questi qui stanno tornando ai vecchi vizi, alle vecchie abitudini. Tra un poco Monti va via e... torniamo a una politica della irresponsabilità, la politica che compra il consenso distribuendo soldi a tutti e poi alla fine scopre che il paese è andato in rovina. Quindi io vorrei prima di tutto fare un richiamo alla gravità e serietà della situazione. Noi abbiamo bisogno di fiducia internazionale e questa fiducia internazionale dipende strettamente dalla capacità di stare sul sentiero stretto, difficile, della serietà e del rigore. La seconda è quindi mandiamo a casa il governo Monti, bravissimi, e facciamo le elezioni poi in che condizioni? E cosa importa chi vince le elezioni se il paese va a fondo? Seconda osservazione, qui c'è tutta un'ottica difensiva, le tutele del lavoro, importantissime le tutele del lavoro, ma il punto di partenza è un altro, questi provvedimenti hanno un'altra funzione, un'altra preoccupazione. Io porrei la domanda, creano la possibilità di avere più occasioni di lavoro? No. I giovani che oggi non hanno un lavoro, con questa riforma del mercato del lavoro, hanno più possibilità di trovare lavoro? Io dico di sì, lui dice di no. Confrontiamoci su questo, non solo sull'articolo 18. I giovani che hanno un contratto precario, che sono presi in giro, perché sono lavoratori dipendenti, ma per non riconoscere loro nessun diritto vengono trattati come se fossero dei professionisti con la partita IVA. Con questi provvedimenti hanno più possibilità di trasformare... Vogliamo sentire un momento sui precari, la conferenza stampa di stasera, tardi, del vogliamo ministro parlare Cornelli. Di queste cose. I precari, un momento solo. Questa fattispecie specifica. Quindi non basta andare dal prefetto se poi materia, per essere chiari, è i soldi e non altre cose. La decisione in materia di licenziamento economico tocca all'impresa, perché è un valore costituzionalmente protetto, la libertà dell'impresa. Come si organizza il lavoro dell'impresa lo decide l'imprenditore. Questo credo che sia un punto su cui il governo non può fare marcia indietro. Bonanni ha detto invece una cosa... Il codice l'imprenditore è quello che mette insieme i mezzi per l'esercizio dell'impresa, sta scritto... Lo dice il diritto, è il diritto, è la definizione dell'imprenditore. È la definizione giuridica dell'imprenditore. Invece... cosa dice Bonanni? Bonanni dice una cosa di buon senso. Io non so se la CGIL la possa accettare o no, ma a me sembra di buon senso. C'è il sospetto che l'imprenditore dice che questo è un licenziamento economico e invece è un licenziamento discriminatorio? Bene, il lavoratore faccia ricorso, si indaghi, se è un licenziamento discriminatorio... Si indaghi chi? Qui dobbiamo decidere, può essere l'ufficio del lavoro, può essere la prefettura, può essere la magistratura. Però è una bella differenza. È l'inversione della prova. È una bella, certo che della prova rispetto a quello che ma c'è. Ma io oggi. Devo, scusa, io. No, poi io non si può dire, sono d'accordo, ma per chiarire la differenza. Ma per forza. L'inversione perché, dell'onere della perché, prova. Perché oggi l'imprenditore deve dimostrare che il licenziamento è giusto. Vero, se non sarebbe invece diverso. Dobbiamo c'è due, il ricorso del lavoratore. Che giusto. Certo, perché l'imprenditore organizza la sua impresa in un certo modo. Se c'è discriminazione bisogna provare che c'è discriminazione. Vi invito a considerare un fatto. L'imprenditore paga da 15 a 27 mensilità. Vi pare che uno paga da 15 a 27 mensilità per togliersi il ritorno uno che gli è antipatico? Avrà dei motivi seri o no? Beh, cioè anche perché sono belle, allora, calcolato 60.000 euro. Ma questo vuol dire stesso a imprese più piccole, torniamo, che oggi dovrebbero farlo. Torniamo sì. Ma sono alla, comunque tutelate da una legge del 99, torniamo alla questione precedente. Noi abbiamo un paese in cui gli investimenti calano,
gli investitori stranieri latitano, abbiamo un terzo degli investimenti della Francia, più o meno, poco più, poco meno. Uno dei motivi per cui la gente non viene a investire in Italia è lo stato del mercato italiano del lavoro. Ma non è vogliamo vero. Creare posti non, di lavoro. Non è vero. Vogliamo creare posti di lavoro. Dobbiamo avere un mercato del lavoro funzionante. Come no. E dico che noi siamo in una situazione molto difficile e vedo una vecchia mentalità. Una economia libera è un'economia in cui continuamente posti di lavoro vengono cancellati e nuovi posti di lavoro vengono creati. Ma scusa, vogliamo domandarci, domandarci se alla fine il bilancio è a favore di quelli creati o di quelli cancellati. Perché qui il problema sembra essere soltanto di impedire che vengano cancellati, ma impedendo che vengano cancellati si impedisce anche che vengano creati. E poi, mi permetta di dire, sì, in questi giorni, in queste settimane passate, qualcuno ha accettato grandi responsabilità per salvare l'Italia, qualcuno ha scommesso sul fallimento dell'Italia per realizzare la secessione. Allora, quando io sento certi discorsi nei quali si dice però le sofferenze del popolo, quello che loro volevano era il crollo dell'Italia con sofferenze di molto più grandi di quelle che si sono verificate per far passare un progetto politico. Prego. Guarda, e questo non è accettabile. Guarda, questa è una tua chiaramente affermazione in cui ti assumi tutte le responsabilità. Noi sicuramente vogliamo e auspichiamo la crescita di questo Bossi paese. Bossi non però l'ha mai detto, abbiamo, l'Europa crolla, scusami, e facciamo abbiamo, la Padania, non l'ha mai detto. È chiaro che il nodo produttivo non potrà... L'orlo del baratro, negli ultimi tre anni, e ci arriviamo con due decisioni in modo particolare. Vorrei dire poi la verità sul governo Berlusconi. L'abolizione dello scalone Maroni, fatta dal governo Prodi. Ci fossimo tenuti lo scalone Maroni, saremmo stati assai meglio. La seconda, l'abolizione dell'ICI, voluta dal governo Berlusconi, di cui io non facevo parte. Queste sono le due decisioni che hanno affossato l'economia italiana. La spesa pubblica è un'altra roba. Che poi avessimo problemi. La spesa pubblica bisogna tagliarla e voi non l'avete tagliata. Anche prima, da 15 anni e anche da più di 15 anni. È un altro discorso. Esattamente. Ma le due decisioni che ci hanno fatti precipitare nel baratro, queste avanti, dobbiamo dire una cosa. Le riforme Berlusconi non le poteva fare, non le poteva fare neanche Bersani. Ne ha fatte molte. Soltanto, soltanto tutti insieme abbiamo la forza. È vero, però. Soltanto tutti insieme ha ragione anche lui, abbiamo la forza di fare le riforme. Qua, no? Primo. Secondo, invece, per tornare alle questioni vere, mi permetto una critica al ministro Fornero e ai provvedimenti. Qui Cremaschi dice una cosa che è vera, ma che va affrontata non in un modo semplicissimo. Uno che ha 50 anni e che ha solo la quinta elementare, che non ha mai fatto un corso di riqualificazione. Ma anche se ha la laurea, fammi le garantisco, dire. Anche se ha la laurea, basta ma vedere le utenze sì, per ma dirne una. Se ha la quinta elementare soltanto è peggio. Allora, sono dei truffatori. Come fa a trovare un altro posto di da lavoro? Da solo non ce la fa, aiutato forse sì. Ecco, allora, noi non possiamo accettare l'atteggiamento che abbiamo avuto fino ad ora, che questo va prepensionato. Perché questo è male per lui, perché sì, perde la vita. Ma abbiamo allungato questo l'età va, pensionabile. Fammi finire. Questo va riqualificato e riorientato. I servizi di riorientamento e di riqualificazione dove sono? Perché il modello tedesco poggia sulla capacità di riqualificare i lavoratori anche a 50 anni, anche a 55 anni. Questo è uno degli impegni del governo, ecco, non può lasciare zoppo su questo lato, perché questo è determinante. Questo è un punto che va chiarito e va potenziato, certo, scontrandosi col fatto che le risorse sono poche. Mentre riqualificare i cinquantenni si può fare, però costa. Sempre lì. E allora su questo però bisogna mettere... Questo vi dovete battere. Questo è un problema reale, su questo ci battiamo. E di altro la domanda è, che ho fatto a lui, ma che faccio soprattutto ai diretti interessati, cioè la faccio a Buttiglione. Voi siete disposti ad apparentarvi a delle elezioni generali con PD Di Pietro, con Bersani, Di Pietro e Vendola? No. Noi speriamo in un sistema elettorale che ci consenta di creare dopo le elezioni un governo di grande coalizione, un governo di partiti, possibilmente di partiti rinnovati, diversi da quelli attuali. Ecco, però una cosa sulla quale sia il che PDL che il PD sono, a proseguire sono favorevoli la linea scusi, del governo Monti. So che per voi la cosa ideale sarebbe facciamo i governi dopo, prima vediamo come vanno e poi facciamo. Invece Bersani, come del resto Alfano, dicono che quando noi andremo a votare dobbiamo benissimo sapere per chi votiamo. Benissimo. Cioè se facciamo vince l'uno diventa presidente un signore, se vince l'altro diventa presidente un altro signore. Facciamo un quindi sistema, anche voi vi dovrete un potere di Baio, non lo so, no, come no, vediamo. No, noi possiamo. Vi spiego come. Chiediamo un sistema flessibile. Bersani chiede i voti per governare,
li chieda. Berlusconi, Alfano, chiedono i voti per governare, li chieda. Se li hanno, governano. Se non li hanno, facciamo la grande coalizione. Ma voi vi dovrete schierare? Io? No. No. Noi andremo da soli, in questo caso noi andremo da soli e contiamo con il nuovo sistema elettorale con più sicurezza, con questo sistema elettorale con ragionevole sicurezza, di avere tanti voti. E quindi di decidere dopo le elezioni se andare con gli uni o con gli altri. No, dopo le elezioni fare un governo di grande coalizione. Il Paese ha bisogno di continuare a lavorare tutti assieme per 5 anni. Quando gli italiani lavorano uniti ottengono grandi risultati. Se si dividono di nuovo, torniamo alla politica dell'insulto, della faziosità esagerata, allora, della lotta... Immagino che Colaninno sia d'accordo con quello che dico. Scusate, io sono un grande estimatore del Presidente Monti, però attenti, la svolta decisiva avviene quando Monti si presenta a Bruxelles avendo approvato la riforma delle pensioni, ma anche avendo una mozione impegnativa del Parlamento italiano che dice la politica della serietà e del rigore è una politica che noi continueremo, chiunque vinca le prossime elezioni, fino al 2034 e anche oltre. All'Europa non si perché fida. La politica, vuole vedere atti concreti. Mi faccia finire, la politica del spendo e non so, chiedo che soldi in prestito e non so mai quando pagherò, questa politica è finita, sì, però, non ci sarà scusa, mai più. Bottiglione. Allora, lo sa che cosa dicono i tecnici delle banche, credo di saperlo bene. Governo forte su politica debole. Aspetti, questo è il punto. Allora, quella mozione allora fu decisiva. Se noi diamo l'impressione di essere divisi, che il sostegno di questi tre partiti al governo Monti è un sostegno incerto, esitante, forse sì ma forse no, sia a condizione che, se non, se, poi può anche sbagliare, non tutte le cose che fa Monti sono giuste, ma se noi non diamo un'immagine di straordinaria competenza e del fatto che l'Italia è pronta a tutto pur di garantire il proprio futuro, noi siamo perduti. Allora, la coesione politica è ancora più importante dei contenuti.